Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Far Cry 4. Ci eravamo lasciati qui nella prigione e adesso dovevamo fuggire. Siamo senza armi naturalmente. Vediamo cosa c'è da fare. Se riusciamo a sistemare la situation. Prigione di Dargesh, ok. Cerchiamo di trovare una soluzione per uscire da qui. C'è un'ombra nera che non mi piace. Leggiamo questo. Vabbè, leggiamo. Stanotte, vabbè, abbiamo trovato per calarci dalla montagna. Dobbiamo solo trovare un rampino e una corda da fissare e una cornice. Va bene. Qui non c'è niente. C'è un'ombra scura che ci segue. Ok. Non so cos'era, ma non ci interessa. Allora, qui no. Non posso correre. Vediamo qui. Se fossi un ragno, tesserei una tela e scenderei. Ma non posso essere un ragno perché lo è già lei. Ti entra sotto la pelle, deposita le uova, aspetta che si schiudano. Odio i Ok, va ragni, bene. Non so cosa sia vedono peggio, tutto. l'armata reale o la guardia Ma reale. se fossi un ragno, Almeno l'armata potrei è fatta da scendere. gente del Potrei tiraccio. scendere! Potrei scendere! Ok, qui sono tutti pazzi. Non sento dolore, non sento niente. Le pareti sono sottili. Ok, Non questo non sento ci dolore, interessa. niente. Escono dalle pareti. Non Andiamo sento dolore, non avanti. sento niente. Se ti senti male. Allora, uccellini scappati, la porta della gabbia aperta, ma il Rakshasa ti aspetta. Nel veleno del ragno brucia più forte quando sono vicini. Non uscire dalla gabbia, uccellino. Nasconditi e diventa ombra se devi, ma non guardare giù. Va bene, a noi non interessa, andiamo avanti. Sì, però io devo capire come esco da qui. Perché non ne ho la minima idea. Mio padre dice che devo pregare Kira più Sì, però mi spesso. sto confondendo un attimino, mi sento drogato. Questo libro ci serve, no? Ok, da qui si muore, e questo è un dato di fatto. Dopo che Willis ci ha abbandonato, io lo prenderei non a pugni di più. Ok, questo l'avevamo già letto. Qui non c'è niente. Sì, io dove vado? Scusatemi, mi sento un pochettino bloccato. C'era questo pezzettino, però non so se lui mi fa scalare. Cioè, attraversare questa cosa è così difficile per un essere umano. Cioè, persino un bambino ci riuscirebbe. Il popolo che ha scavato la città nella roccia era forte. Seguaci dei Kalinag. Erano una grande civiltà. Altro che questo patetico Kirato di oggi. Allora, naturalmente non parlo quando ci sono questi dialoghi, così non vi perdete nulla. Ok, stiamo attenti. Ok, procediamo con cautela. Un attimino mi sistemo meglio. Spero che mi vediate ancora bene. Io non vedo niente, questo è il fattore. Allora, se faccio attenzione non lo becco. Qui c'è niente. Qui nemmeno. Procediamo con cautela. Non so cosa ci si aspetti, però io procedo con calma. Poi se ci uccidono, ragazzi, già so dove andare, quindi bene o male vaffanculo. Che tanto lo so che moriremo. Vabbè, mi faccio una corsa perché non so dove vado. Dai, curati. Come vedete, uno muore non perché è scarso, ma perché non sa cosa fare. E questa è la fregatura di questo gioco. Non è che sia difficile, quindi. Vai. Dai. Ok, abbiamo preso la prima parte del nostro rampino.
adesso andiamo lì, anche se c'è questa cosa nera che non presagisce nulla di buono. Facendo sempre molta attenzione. Cazzo. Mi faccio una corsetta, più di questo non posso fare. Adesso sperando che se crepo. Ma che cazzo. Cioè, mi fanno antipatia, cioè è più forte di. Vai! Vai! Ecco. Dai. Anni fa Pagan era il mio re. Avrei fatto tutto per lui. Ma poi tua madre l'ha traviato. Io l'ho avvertito, ma non mi ha ascoltato. E il suo amore per Shvani ha finito per spezzarlo. Ok, va bene. Andiamo avanti. Anzi, come che non siamo morti. Però come vedete, certe meccaniche di gioco non sono normali. Cioè, sono proprio assurde, al limite del ridicolo. Ok. Attenzione. Cioè, vorrei capire a cosa serve questo coso. Cioè, io preferivo creare un livello con una situazione di fuga molto realistico. No questa stronzata con un testa di minchia a petto nudo, un cappello da handicappato. E manco, perché è un'offesa anche agli handicappati. Vabbè, dettagli ragazzi. Allora, ci serve la fune. Adesso se la riesco a trovare. E questa, sì. Sto procedendo con molta calma e in silenzio perché non voglio morire e rifarmi il pezzettino. Lo so, sarà un gameplay un po' noiosetto, ma vabbè. Mica è colpa mia, ragazzi. Cercate di mettervi nei miei panni. Che cazzo è quel coso? È una persona. Ah, lì c'è la fune. Ho preso la fune, adesso dove esco? No! No! Via! Allora, vediamo di fare le cose nel modo giusto. Via! Via! Vedete perché lo odio? Perché non sto capendo più niente. No! Strada senza uscita, eccoci. Porca puttana, livello del cazzo. Ok, era qui. Dove è il punto per saltare? Dove cazzo è il punto per saltare? Perché non lo ricordo, credo sia qui e sulla sinistra. No, più avanti. Forse ce l'abbiamo fatta a uscire da questo stupidissimo livello. Mi sgancio. Ok, ci siamo sganciati. E dove? Non vedo l'ora di terminare questa missione, perché così non va bene. Sì, ma non ho indication o qualcosa. Allora qui non posso andare, ecco. Mentre lui si disperava, ho trovato la mia vocazione. Ho trovato i Kalinaki. Quando raggiungerò lo Shangri-La, okay, io sconfiggerò Rakshasa e io rinascerò! Rinascerò proprio come è rinato Kalinag! Va bene, dopo questo. E riuscirò a fare tutto quello che Pagan non è riuscito a costruire, creando una grande e potente civiltà qui, nel Ki!
dopo questi momenti di stronzaggine e nomi sparati alla cazzo di cane, facciamo. Noi pensiamo soltanto alla missione. Se ve la pensate come me. Questo è un piccolo problema. Adesso dove devo andare? Ok, scendiamo con molta calma. Aspettiamo un pochino. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Dico forse perché non so cosa ci aspetta. Va bene, qui c'è un altro che ci ha provato a scendere, ma non trovo. Ok, perché mi... Ok, pensavo... No, no. Ok, fino a qua ci siamo. Andiamo via, dobbiamo uscire da questo posto di merda e da tutte queste stronzate religiose, perché già mi stanno sul cazzo. Qui c'è questa cosa nera che non ha senso, cioè voi non potete mettere in uno sparatutto elementi di drogati così, a meno che non ci sia una missione apposta. Ok, prendiamo da qui. Via. Dove? Un attimo, ho perso il programma di registrazione. Ok. Avevo perso per un attimo il programma di registrazione. Vabbè, non vi preoccupate, tutto nella norma. Allora, siamo qui. Ce l'abbiamo fatta? Ecco, la cosa più stupida, vedere un testa di cazzo così che ti fa cadere. Ma dai, io queste cose non le sopporto. Cioè, sono stupide. Non puoi mettere questi elementi in un livello dove devi fuggire. Vabbè, non ci faccio più caso perché ormai sono tutte stronzone. Già che l'ambientazione in generale si è fatta bene, ma non è il mio genere preferito. Cioè quando si mischia religione e cazzate varie, oppure religioni e cazzate varie. Ho abilità da spendere, però... Qui devo fare ancora missione, come vedete ho quasi tutto sbloccato, ci mancano soltanto le campane, le corse, abbattimento a catena, ma attualmente non ci interessa. Adesso dobbiamo fuggire dal campo. Come facciamo? Se ti prendo, siamo tutti nei guai. Sì, questa missione, questo episodio lo dedico tutto a questa missione. Ma per un'arma io dove dovrei andare? Senti il profumo della paura, bello. Sì, è per questo che qui mi piace. Quando ci siamo noi se ne stanno al loro posto, eh? Sì, esatto. Quello lo potrei abbattere, però c'è anche il cane e non ho armi. E questo... Sfruttano le loro potenzialità, bello. Procediamo un altro po' con il stealth e vediamo cosa succede. Anche perché non mi va di farvi rivedere tu sempre tutto il pezzettino. Anzi, stavolta siamo morti una sola volta. Qui cosa c'è? Il ritardo del viaggio non ci interessa. E il coltello non lo posso prendere. Cioè abbiamo un'arma, non la possiamo prendere. Posso prendere quest'arma? Come la utilizzo? Fatemi provare. Ok. Meno male adesso abbiamo un'arma, tra virgolette. Anzi, tra molte virgolette, visto che non è una vera e propria arma, ma soltanto... un piacevole dito in culo. Ho realizzato le mie fantasie più perverse con i prigionieri. Non smetterò mai di ringraziare. Ok,
Ok, abbiamo la nostra prima arma, che sta con pochissime munizioni. Io intanto il coltello lo tengo sempre a portata di mano. Vediamo qui com'è la situation. Allora, qui non c'è niente. Okay, procedo con molta calma, ragazzi. Scusatemi tantissimo per il fattore poca azione, ma se prima non ho un arsenale e c'è un checkpoint non lo posso fare, altrimenti qui sali, ecco, questa è una cosa che odio. Vediamo se riusciamo ad abbattere questo figlio di puttana. Dai, vuoi spuntare? Ce n'è uno lì. E noi dovremmo andare lì in teoria, perché non so nemmeno dove andare. No! Ecco, pensavo di avere il coltello, naturalmente non ce l'ho. E siamo morti, porco il cazzo. Che gioco di merda su certi frangenti. Proprio su certi frangenti questo gioco fa quello da tutte le parti. Mi mette cose stupide nelle fasi dove dovrei avere delle armi. Armi non me ne mette quando le dovrei avere. E adesso ci dobbiamo rifare tutto il pezzo. Allora, siccome a me non mi va di perdere mille ore. Senti il profumo della paura, bello. Va bene, va bene. Tu lo senti il profumo di sto cazzo, quindi togliti dei coglioni. Quando ci siamo noi se ne stanno al loro posto, eh? Attenzione al cane, dai, muoviti. Guarda questi dio. Forza. Questi rumori. Questa volta facciamo un po' più in fretta. Ucciso quella, adesso dobbiamo uccidere la vedetta e ci sbrighiamo, perché già questo gioco mi ha rotto i coglioni. Mi puoi dare questo cazzo di fucile? Ok, adesso come procediamo? Lì c'è quello grosso. Adesso ho un piccolo problema. No, dobbiamo andare per forza da qualche altra parte, perché siamo a mare. Sì, però con questa lentezza dopo domani mi sbrigo. Qui si sentono urla. Io procedo così, in modalità stealth, e come va ragazzi. Sperando che finendo questa missione possiamo riprendere con l'azione. Attenzione. Allora ragazzi, sono arrivato a questo punto. Beh, di sicuro avete visto un taglio perché ho sclerato come un porco. Non so se ve lo farò vedere, perché il problema di... Oh, attenzione, perché qui ci aprono. Anche perché il video veniva troppo lungo. È da 2 ore che sono qui. Dov'è? Non è quello. Devo stare attento. Eccolo lì. Ok, ucciso anche quello. Che adesso il problema, oltre ai cani che rompono i coglioni, cioè io non ce l'ho contro gli animali, ce l'ho contro questi coglioni che sono animali. Le carichiamo. Poi il sistema di checkpoint di questo gioco fa schifo, quindi è inutile che uno mi dice è fatto bene, non è fatto bene. Quando una cosa è fatta bene funziona e non fa sclerare per la bastardaggine.
dove sono? Adesso, speriamo che questa volta mi riesca di nuovo. Perché adesso procedo a modo mio. Facciamo una cosetta. Che se solo riuscissi a vederli, sarebbe già una cosa positiva. Ora, se questa testa di minchia sale, perché se voi mi sentite un pochettino nervosetto, è appunto per... Un attimino. Faccio così perché non ho voglia di ricrepare, capito? Ecco perché. Prendiamo tutto. Adesso mi serve la mia arma primaria, che è questa. E procediamo ad aprire culi. Dov'è? Ok, quella è morta, forse ce l'abbiamo fatta. Voi vedrete soltanto il fattore ci sono riuscito, perché non mi va di farvi vedere come scheletro. Dark Souls sì, quello mi va pure bene. Adesso qui c'è di nuovo il delirio. Ho perso Gal. Sì, ma non tranquillo, adesso vi trovo io. Eccolo lì. Ok, fuori uno. No, faccio così perché già mi sono rotto i coglioni da troppo che adesso. Attenzione, attenzione, di nuovo. Esci da qui, cazzo. Esci da qui, porca puttana. Mi curo sempre perché non voglio ricrepare. Lo sto facendo questa volta in modalità azione. Puoi provare, ma non mi scappi. Ti conviene scappare, Gal. Perché sto venendo a prenderti. Perché non vieni, testa di cazzo? Eccolo qui, un altro è morto. Ok. Adesso che sono senza allarme. Ok, l'altro allarme è distrutto. No, ecco, ricaricare nei momenti meno opportuno può essere fatale qui. Ma più che altro perché il sistema di checkpoint è fatto col culo, non per altro. Dove? Sì, però non è possibile che lui ogni cacata si fa male, dai. Ok, morto. Non vedo l'ora di terminare questa missione perché già sono stanco. Mi dispiace che ho dovuto fare dei tagli, però se il gioco fa schifo non è competenza. Cioè, è un coglione, guarda, è un coglione, cioè, cosa devo dirvi? Ok, via, esci da sto posto di merda. Checkpoint, dopo che ho fatto tutte cose mi dai il checkpoint, va bene così. Allora, andiamo avanti. Forza. Sì, ma così muoio, ci sono 350 metri a piedi, vabbè, di sicuro ci verranno a salvare, forse. E infatti, filmatino. Oh mio Dio, c'è Bigfoot. Ok, siamo ritornati in Kirat finalmente. Adesso possiamo anche terminare il video dopo la breve introduzione che ci aspetta. Almeno credo ci sia un'introduzione, perché se non c'è è meglio. Voglio terminare di registrare questo video perché è stato troppo stressante. Amita. Sei sveglio. Congratulazioni, sei l'uomo più fortunato che conosco. Ti ho cercato per una settimana in territorio nemico. Ti abbiamo trovato prima che diventassi un ghiacciolo. Dov'è Sabal? Si starà dedicando alla sua specialità,
Chiudersi in una stanza buia a pregare i suoi dei morti per il tuo ritorno. Ti ho curato per 3 giorni, ma ora sei finalmente sveglio e mi sembri a posto. Devo tornare. C'è ancora una guerra in corso. Sabal aveva ragione su una cosa. Il sentiero ha bisogno di te. Sono felice di averti con me. Grandissimo. Quindi ragazzi, termino qui questo video. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate anche dei bei commenti. Ciao a tutti.